Dopo un capitolo piuttosto tranquillo, breve e quasi interamente dedicato ad una digressione relativa alla grande figura del cardinale Federico Borromeo, cioè il capitolo 22esimo, con il capitolo numero 23 si riprende a fare sul serio. Il 23esimo capitolo dei Promessi Sposi è un capitolo molto significativo, contiene numerose scene, ma una mi pare particolarmente importante e sarà l'oggetto di questa video lezione di oggi. Sto parlando della scena relativa al dialogo fra il cardinale Federico Borromeo, che abbiamo conosciuto alla fine del capitolo precedente, e l'innominato di cui tanto abbiamo detto nei capitoli prima ancora. Due gigantesche figure a confronto, che simboleggiano rispettivamente il bene, il cardinal Borromeo, e il male, la cattiveria, cioè l'innominato. È una sorta di grande duello verbale e fra poco vedremo chi è il vincitore. Questa scena si trova nella prima metà del capitolo, che leggeremo integralmente, mentre per quanto riguarda la seconda metà del capitolo lo affido alla vostra lettura, limitandomi a fine video lezione a qualche piccolo cenno introduttivo. Nella nostra edizione siamo a pagina 659. Leggeremo, grosso modo, le prime 200 righe del capitolo, partendo proprio da riga 1. Il cardinal Federico, intanto che aspettava l'ora di andare in chiesa a celebrare gli uffici divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano Crocifero con un viso alterato. Immaginate, visualizzate la scena. Il cardinal Federico Borromeo è giunto nel paesino dove sta facendo la sua visita pastorale e quasi pronto per celebrare la messa, siccome ha qualche minuto libero, lo dedica a leggere, a studiare un po'. Entra nella sua stanza quello che viene definito il cappellano Crocifero. Potremmo quasi definirlo il suo segretario personale, con un termine più adatto ad oggi, con un viso alterato, con un'espressione strana. Una strana visita, strana davvero, Monsignore Illustrissimo. Chi è? Domandò il cardinale. Niente meno che il signor, riprese il cappellano, e spiccando le sillabe, cioè pronunciando le sillabe, con una gran significazione, proferì, cioè pronunciò quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Ovviamente dice Francesco Bernardino Visconti, cioè il nome dell'innominato che Manzoni, si sa, non vuole mai pronunciare. Poi soggiunse: "È qui fuori, in persona, e chiede nient'altro che di essere introdotto, cioè ricevuto, da Vossignoria Illustrissima." "Lui", disse il cardinale con un viso animato, chiudendo il libro e alzandosi da sedere. "Venga, venga subito." "Ma", replicò il cappellano senza muoversi, "Vossignoria Illustrissima deve sapere chi è costui, quel bandito, quel famoso. E non è una fortuna per un vescovo che un tale uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare?" Attenzione al dialogo fra il segretario e il vescovo. Il vescovo è ben contento che l'innominato gli abbia chiesto un colloquio, il vescovo è ottimista, spera di ottenerne qualcosa, il segretario è soltanto intimorito, spaventato dalla nomea dell'innominato. "Ma", insistette il cappellano, "noi non possiamo mai parlare di certe cose perché Monsignore dice che le son ciance, cioè chiacchiere. Però quando viene il caso mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, Monsignore. E noi sappiamo positivamente che più di un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro." Notate, ragazzi, le frasi del segretario del vescovo sono sempre lasciate a metà, lasciate in sospeso.
Lui vorrebbe far capire al vescovo che è probabilmente in pericolo, da un lato vuole farlo, dall'altro ha paura di sbilanciarsi troppo. Gli sta dicendo: caro vescovo, guarda che negli ultimi tempi hai ricevuto numerose minacce da parte di ribaldi, delinquenti. Non è il caso di stare da soli con loro. E che hanno fatto? Interruppe il cardinale. Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza con i disperati più furiosi e che può essere mandato, sottinteso, a uccidervi. Non è che per caso questo qui è qui per farti fuori, pensa ovviamente senza poterlo dire l'assistente del cardinale. Oh, che disciplina è codesta! Interruppe ancora sorridendo Federico. Che i soldati esortino il loro generale ad avere paura? Cioè, tu dovresti farmi coraggio, non dovresti mettermi il timore addosso. Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese. San Carlo, cioè il suo antenato, San Carlo Borromeo, non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato lui a cercarlo. Fatelo entrare subito. Ha già aspettato troppo. Veramente particolare questo breve dialogo che apre il capitolo 23. Da un lato l'eroismo sereno del cardinale, dall'altro lato la vigliaccheria, la pavidità del suo aiutante. Il cappellano si mosse, dicendo tra sé: non c'è rimedio, tutti questi santi sono ostinati. Aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dove era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte a bisbigliare e a guardare di sott'occhio quello lasciato solo in un canto. Immaginate quello che capita nell'altra stanza, il nostro innominato lasciato da solo in un canto, cioè in un angolino, tutti gli altri che lo stanno osservando e pensando chissà che cosa. Si avviò verso di lui e intanto squadrandolo come poteva con la coda dell'occhio, andava pensando che diavolo d'armeria poteva essere nascosta sotto quella casacca e che veramente prima di introdurlo avrebbe dovuto proporgli almeno di deporre le armi, ma non si seppe risolvere. Gli si accostò e disse: Monsignore, aspetta Vossignoria, si contenti di venire con me? E precedendolo in quella piccola folla che subito fece ala, che subito si aprì in due per farlo passare, dava a destra e a sinistra occhiate le quali significavano: cosa volete? Non lo sapete anche voi altri che fa sempre a modo suo? Notate l'ipocrisia del personaggio. Il segretario del vescovo è una persona molto timorosa, esattamente come lo sono tutti gli altri sacerdoti che si trovano in quella camera. Tutti si stanno intendendo, ma con lo sguardo. Nessuno di loro farebbe entrare l'innominato, ma ormai il vescovo l'ordine l'ha dato e devono obbedire. L'innominato può venire a parlare con me senza nessun problema. Comincia qui il secondo punto, no? La seconda sequenza del capitolo, la più importante, quella di cui vi parlavo prima, il grande dialogo fra l'innominato e il cardinale. Siamo alla riga 41 e seguenti. Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, come a una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale, cappellano, ubbidì, vuole restare da solo con l'innominato. I due rimasti, cioè cardinale e innominato, stettero alquanto, un bel po' di tempo, senza parlare, e diversamente sospesi, cioè tutti e due dando l'idea di attendere qualcosa, ma cose diverse. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza, straziato da due passioni opposte, quel desiderio
e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno e dall'altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi in colpa, a implorare un uomo, e non trovava parole, né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, cioè guardando in maniera sempre più intensa il cardinale, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave, che aumentando la fiducia mitigava, cioè calmava, abbassava il dispetto, e senza prender l'orgoglio di fronte lo abbatteva, e dirò così, gli imponeva il silenzio. Queste ultime frasi, avete notato, sono un po' complesse, ma la sintesi è questa. L'innominato, da un lato, è convinto di quello che sta facendo, desidera molto sfogarsi con il cardinale, dall'altro lato, mantiene ancora un po' il suo vecchio carattere, si sente quasi in imbarazzo a dover chiedere scusa di fronte a una persona così importante. La presenza di Federico era infatti di quelle che annunciano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto, cioè niente affatto dagli anni. L'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con la canizie nel pallore tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza verginale. Tutte le forme del volto indicavano che in altra età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza, l'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna di una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua di una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora, cioè del vestito color viola porpora, tipico dei vescovi e dei cardinali, per l'appunto. Dalla riga 55 alla riga 65, avete visto una piccola pausa di descrizione e una breve sequenza descrittiva nella quale viene descritto soprattutto il volto e l'atteggiamento del cardinale. È come se Manzoni, dopo averci raccontato la vita del cardinal Borromeo nel capitolo 22, completasse l'opera con questa piccola aggiunta, proprio la descrizione fisica che nel capitolo precedente, se ricordate, invece non c'era. L'impressione che ricaviamo da questa descrizione molto puntuale è di una persona che ti trasmette da un lato quasi una certa soggezione, perché ti rendi conto di essere di fronte a un grande della Chiesa di quell'epoca, ma dall'altro lato un'impressione anche di essere accolti, quasi abbracciati da lui, perché si capisce che è una persona potente, di certo, ma al tempo stesso umile. Del resto, la parola humilitas, cioè umiltà, semplicità, era la parola che figurava nello stemma proprio della famiglia Borromeo, quindi era un tratto caratteriale suo e più in generale della sua famiglia. Tenne anche lui qualche momento, no, per qualche istante, fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri, cioè anche il cardinale scruta con attenzione l'innominato. E sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annuncio di una tale visita, tutto animato disse: "Oh, che preziosa visita è questa! E quanto vi devo essere grato di una sì buona risoluzione! Cioè, sono veramente contento di vederti", dice il cardinale all'innominato, "quantunque per me abbia un po' del rimprovero, sebbene io, cardinale, mi debba rimproverare qualcosina".
Quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Subordinata concessiva, piccola parentesi di grammatica. Quantunque vuol dire sebbene, sebbene mi debba rimproverare qualcosa. Ovviamente, sentendo la parola rimprovero riferita al cardinale invece che a lui, il nominato si stupisce e reagisce così. Rimprovero, esclamò il signore meravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel modo di fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. Certo, mi è un rimprovero, riprese questo, cioè il cardinale, che io mi sia lasciato prevenire, cioè anticipare da voi, quando da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venire da voi io. Da me voi, ma sapete chi sono? V'han detto bene il mio nome. L'innominato non ci crede a un'affermazione di questo tipo, dice, ma sta a vedere che questo qui non ha capito che io sono l'innominato. E questa consolazione che io sento e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi paregli che io dovessi provarla all'annuncio, alla vista di uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare. Voi, dico, che avrei dovuto cercare. Voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato. Voi, dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere ed abbracciare, se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie e supplisce alla debolezza e alla lentezza dei suoi poveri servi. Il cardinale sta chiedendo scusa all'innominato. Scusa di cosa? Del fatto di non averlo mai anticipato. Un buon prete dovrebbe prendersi cura per primo dei suoi fedeli più in difficoltà e peggiori. Gli sta chiedendo scusa. Io non sono mai venuto a casa tua a proporti di comportarti meglio. L'innominato stava attonito, cioè senza parole, stupito, a quel dire così infiammato, a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente, con tanta decisione, a ciò che non aveva ancora detto, né era ben determinato di dire. E commosso ma sbalordito, stava in silenzio. E che, riprese ancora più affettuosamente Federico, voi avete una buona nuova da darmi, una buona notizia da darmi, e me la fate tanto sospirare? L'innominato è sbalordito dall'atteggiamento così sicuro, così accogliente, così comprensivo del cardinale e si sente dire quest'altra cosa. Caro innominato, tu mi devi dire una cosa. Quando è che me la dici? Perché mi fai aspettare? Una buona nuova? Io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova? Ditemelo voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio? Dice, ma che cosa stai dicendo? Io ho il tormento, ho l'inferno nell'animo, non riesco a fare nulla di buono in questo istante e tu mi dici che ti sto per dare una bella notizia, ma di che diavolo di notizia parli? La risposta del cardinale: che Dio vi ha toccato il cuore e vuol farvi suo, rispose pacatamente il cardinale. Dio, 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 se lo vedessi, se lo sentissi, ma dov'è questo Dio? Voi me lo domandate? Voi? E chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore che vi opprime, che vi agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo vi attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione? D'una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, lo imploriate. L'innominato, come già ha fatto in precedenza, a sentire pronunciare il nome di Dio, fa un passo indietro, per così dire, si schernisce. Voi parlate sempre solo di Dio, ma dov'è questo Dio?
Il cardinale gli risponde: quel Dio che tu pensi sia tanto lontano è quel Dio che stanotte non ti ha fatto dormire, è quel Dio che sta tormentando il tuo cuore. Quindi tu che pensi che Dio non esista o che sia distantissimo, non hai capito nulla. Dio in questo istante è accanto a te, è dentro di te, è quel tormento che provi nell'animo. Oh certo, ho qui qualche cosa che mi opprime, che mi rode, ma Dio. Se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato. Torna il termine disperazione sul quale abbiamo detto tanto nel capitolo precedente. Ma Federigo, con un tono solenne, come di placida ispirazione, come di serena ispirazione, gli rispose: cosa può fare Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuole cavare da voi, cioè ottenere da voi, una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. L'innominato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentire quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo. Che gloria, proseguiva Federigo, ne viene a Dio? Son voci di terrore, son voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma di una giustizia così facile, così naturale. Alcune forse, purtroppo, d'invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta fino ad oggi deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa fare di voi? Chi sono io, povero uomo, che sappia dirvi fin da ora che profitto possa ricavare da voi un tale signore? Cosa possa fare di questa volontà impetuosa, di questa imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? E chi siete voi, povero uomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere e operare nel bene? Qui dei termini opposti, l'antitesi, bene e male salta fuori. Tu, caro innominato, sei un uomo del male, finora hai sempre solo fatto il male, Dio viceversa fa sempre solo il bene. Ed è arrivato il momento per te di renderti conto degli errori che hai commesso e di passare all'altro partito, dalla squadra del male, cominciare a giocare, diciamo così, in quella del bene. Cosa può Dio fare di voi? E perdonarvi e farvi salvo e compiere in voi l'opera della redenzione? Non sono cose magnifiche e degne di lui. O pensate se io, omiciattolo, io miserabile, eppur così pieno di me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute che per essa darei con gaudio, con gioia, egli mi è testimone, questi pochi giorni che mi rimangono. O pensate, quanta, quale debba essere la carità di colui, con la C maiuscola, cioè Dio, che mi infonde questa così imperfetta ma così viva, come vi ami, come vi voglia, quello che mi comanda e mi ispira un amore per voi che divora. Il ragionamento del cardinale è questo: se io, con le mie povere parole, con l'amore che provo nei vostri confronti, come un prete deve amare i suoi fedeli, riesco in qualche modo a convincervi a cambiare, cosa potrà fare Dio? Mille cose più grandi di me. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni movimento
ne spirava il senso. Cioè, l'innominato capisce che quella che sta facendo il cardinale non è la classica predica che fa un prete, esce veramente dal suo cuore. Il cardinale è veramente preoccupato della salvezza dell'anima dell'innominato, gli vuole bene, anche se è una persona che nella sua vita ha sempre solo fatto il criminale, per il solo fatto che è figlio di Dio deve volergli bene. Perché un uomo di chiesa deve amare il suo prossimo a qualunque condizione, deve amare anche il peggiore degli uomini. La faccia del suo ascoltatore, cioè dell'innominato, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta. Poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede, cioè scoppiò, in un pianto dirotto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. Di nuovo un climax. Lui all'inizio è serio, poi un po' preoccupato, poi comincia a ascoltare il cardinale, poi comincia a commuoversi, alla fine esplode in lacrime e arriva la conversione. Dio grande e buono, esclamò Federico, alzando gli occhi e le mani al cielo. Che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno di assistere a un così giocondo prodigio. Così dicendo, stese la mano a prendere quella dell'innominato. No! Gridò questo, no, lontano, lontano da me voi. Non lordate, cioè non sporcate, quella mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa mano che volete stringere. Lasciate, disse Federico, prendendola con amorevole violenza. Qui c'è una figura retorica. Amorevole. Termine molto positivo, violenza, termine molto negativo, evidentemente un ossimoro. Lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici. È troppo, disse singhiozzando l'innominato. Lasciatemi, monsignore, buon Federico, lasciatemi. Un popolo affollato vi aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta e per sentirvi. E voi che vi trattenete con chi? Lasciamo le 99 pecorelle, rispose il cardinale. Sono al sicuro sul monte. Io voglio ora stare con quella che era smarrita. Questa è una citazione dal Vangelo. Il cardinale in questo caso rappresenta Gesù, rappresenta l'amore di Dio per i più deboli, per le persone più in difficoltà e per i peggiori, come nella parabola appunto della pecorella smarrita. La pecorella smarrita in questo caso ovviamente l'innominato. Quelle anime sono forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la ragione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo. Forse lo Spirito, con la S maiuscola, quindi lo Spirito Santo, Dio, mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità. Una preghiera che si esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancora conosciuto. Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, cedette. Come vinto da quell'impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale. E abbandonò sull'omero di lui, cioè sulla spalla del cardinale, il suo volto tremante e mutato, cioè trasformato.
Ormai l'innominato, dopo un tormento durato diversi capitoli, ha capito che deve cambiare vita e questo è l'istante della sua conversione. Scoppi in lacrime come un bambino che si è reso conto di aver commesso qualcosa di sbagliato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora, cioè sul vestito rosso, incontaminata di Federico. E le mani, incolpevoli di questo, stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, abituata a portare le armi della violenza e del tradimento. In queste 3-4 righe c'è tutta la morale dei Promessi Sposi. Il bene, prima o poi, in un'ottica cristiana, è destinata a trionfare sul male. L'innominato, sciogliendosi da quell'obbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono. Le mie iniquità, cioè i miei crimini, mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, cioè un ristoro, una consolazione, una gioia, sì, una gioia, quale non ho mai provata in tutta questa mia orribile vita. È un saggio, disse Federico, che Dio vi dà per cattivarvi, cioè per conquistarvi al suo servizio. Per animarvi, cioè per motivarvi, a entrare risolutamente, subito con decisione, nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere. Me sventurato, esclamò il Signore, quante cose le quali non potrò se non piangere, ma almeno ne ho di intraprese, di appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo, cioè interrompere. Una ne ho, cioè un'impresa stavo compiendo, che posso rompere subito, disfare, riparare. Sta facendo riferimento a Lucia, la quale è stata rapita, ma non ancora consegnata a Don Rodrigo. Potrebbe liberarla. E qui arriva la svolta di tutto il romanzo. Si sta prefigurando la liberazione anche di Lucia. Federico si mise in attenzione, cioè lo ascoltò attentamente, e l'innominato raccontò brevemente, ma con parole d'esecrazione, di critica, anche più forti di quelle che abbiamo adoperato noi, la prepotenza fatta a Lucia. L'innominato racconta del rapimento di Lucia al cardinal Borromeo, i terrori, i patimenti della poverina, e come aveva implorato, e la smania che quell'implorare aveva messa addosso a lui, e come lei fosse ancora nel castello. Quindi gli racconta che lei è già stata rapita ed è ferma a casa sua nel castello. Ah, non perdiamo tempo, esclamò Federico, ansante, cioè pieno di pietà e di sollecitudine. Beato voi, questo è pegno, verrebbe quasi da dire segno, del perdono di Dio. Far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate essere di rovina. Dio vi benedica, Dio vi ha benedetto. Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata, cioè sapete di dove è originaria questa ragazza, Lucia? Il Signore nominò il paese di Lucia. Non è lontano di qui, disse il cardinale, sia lodato Dio. E probabilmente, così dicendo, corse a un tavolino e scosse un campanello. E subito entrò con ansietà il cappellano Crocifero, no? Il segretario di prima, e per la prima cosa guardò l'innominato. E vista quella faccia mutata, cioè cambiata, trasformata, e quegli occhi rossi di pianto, guardò il cardinale. E sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendogli in volto come un grave contento e una premura quasi impaziente, era per rimanere estatico e con la bocca aperta. Il segretario in un attimo capisce quello che è successo e spalanca la bocca, no? Come di fronte a un miracolo.
Se il cardinale non l'avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se tra i parrochi, noi diciamo parroci, radunati di là, nella stanzetta prima, si trovasse anche il parroco di asterisco, 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 come sempre nei Promessi Sposi. Praticamente gli sta chiedendo: non è mica che di là, fra i tanti preti con cui sto per dire messa, c'è anche Don Abbondio, cioè il parroco del paesino di Lucia? C'è, Monsignore Illustrissimo, gli rispose il cappellano. Fatelo venire subito, disse Federigo, e con lui il parroco della chiesa qui, cioè il parroco anche del paesino che ci sta ospitando in questi giorni. Arrivati alla riga 200, si interrompe la prima metà del capitolo che abbiamo letto e commentato. Come vi dicevo, vi riassumerò soltanto in breve la seconda metà del capitolo 23, affidandola a una vostra lettura più veloce. Avete notato che il grande protagonista della prima metà del capitolo è evidentemente il bene, personificato dalla figura del Cardinal Borromeo, che riesce a portare a conclusione e compimento il percorso di conversione dell'innominato, che era già iniziato con la famosa notte dell'innominato nei capitoli precedenti. Il leader, chiamiamolo così, il protagonista della seconda e ultima parte del capitolo 23 è una nostra vecchia conoscenza invece, ed è Don Abbondio, il quale è presente insieme a tutti gli altri preti della zona perché sta per celebrare messa insieme al cardinale Borromeo. Su questo fatto solo una piccola precisazione anche storica. Voi sapete che il romanzo è ambientato all'inizio del Seicento. Qualche decennio prima, verso la fine del Cinquecento, c'era stato il cosiddetto Concilio di Trento. Forse lo ricordate dallo studio della storia alle medie, lo studierete poi negli anni prossimi in storia. Il Concilio di Trento stabilisce, fra le altre cose, che ogni vescovo debba periodicamente andare in visita, si chiama visita pastorale, perché il vescovo è come un pastore di anime, un capo, debba andare in visita in ognuna delle parrocchie del suo territorio, della sua diocesi. Cosa succede in questi capitoli che stiamo leggendo? Che l'arcivescovo di Milano sta facendo la visita pastorale in un paesino proprio vicino a quello di Renze Lucia, dove si svolgono le scene che abbiamo appena letto. Quindi Don Abbondio è presente, viene convocato immediatamente dall'innominato perché il piano dell'arcivescovo è questo. Vuole ovviamente che Lucia venga liberata il prima possibile, chiede all'innominato di liberarla subito, di rientrare nel suo castello e di farsi accompagnare proprio dal parroco del paesino di Lucia, in modo tale che Lucia, fra poche ore, possa vedere un volto amico, una persona che conosce e che le spieghi che il problema si è risolto, che sta per essere liberata. Quindi è una missione importante, delicata, quella che il cardinale vorrebbe affidare a Don Abbondio, il quale è pur sempre il solito pavido, cioè fifone Don Abbondio, il quale in un primo momento prova addirittura a dire di no. Perché? Perché ha paura che l'innominato stia fingendo, che non si sia realmente convertito. Ovviamente il cardinale deve insistere un po' e alla fine, verso la fine del capitolo, come vedrete, riesce a strappargli un sì, anche se poco poco convinto. Tra l'altro, noterete proprio nell'ultima parte del capitolo una scena anche, fra virgolette, comica, con il racconto di quando questa piccola comitiva, no? L'innominato, Don Abbondio stesso, una donna che gli accompagna, poche altre persone, si mettono in cammino, in marcia verso il castello e come di consueto Don Abbondio viene spaventato da qualunque cosa. La cosa che lo spaventa più di tutte è dover stare quasi da solo per alcune ore con questo delinquente che era l'innominato. Potremmo anche dire una cosa, come vedrete leggendolo, che la seconda parte, che la parte finale del capitolo 23, serve anche un po' da alleggerimento, non dico comico, ma a tratti anche un po' divertente, dopo la scena drammatica, tragica, di grande tensione che abbiamo letto nella prima metà del capitolo stesso. Come sempre Manzoni è molto bravo non solo ad alternare capitoli che hanno toni diversi, ma ad alternare all'interno dello stesso capitolo scene, per così dire, tragiche, drammatiche, come quella di prima, e scene invece più, tra virgolette, leggere o addirittura comiche e divertenti.
Affido dunque a voi la lettura della seconda metà del capitolo 23 e poi, la prossima volta, ci rivedremo per leggere assieme qualche scena del capitolo 24 per raccontare in presa diretta il grande fatto della liberazione di Lucia, che in teoria potrebbe concludere il romanzo, ma come vedremo è soltanto un punto di passaggio prima delle ultime fasi e dello scioglimento della vicenda. Ci vediamo fra qualche giorno per leggere assieme il capitolo 24. A presto, un abbraccio ragazzi!